200 studenti dei licei Copernico e Livi stamani hanno frequentato la scuola di pronto intervento per imparare le principali tecniche di soccorso e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. A salire in cattedra un gruppo di insegnanti speciali, i soccorritori della Misericordia, che ha aderito al progetto A Scuola di Soccorso promosso dalla Federazione Nazionale delle Misericordie e dall'Ufficio Scolastico della Toscana per fornire ai giovani conoscenze di base su come comportarsi di fronte a situazioni critiche come malori o incidenti. Dare la possibilità ai ragazzi di avere l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, che è considerato oggigiorno uno strumento salvavita. Dopo una lezione teorica, i ragazzi sono stati chiamati uno per uno a effettuare le manovre di rianimazione con il defibrillatore semiautomatico. A questo punto la ragazza sta attaccando sul paziente le piastre del defibrillatore, sta facendo il massaggio cardiaco e sta eseguendo tutto quello che lo strumento gli dice. Infatti in questo momento lo strumento gli dice di stoppare il massaggio e di erogare lo shock, quindi la scarica elettrica. E in questa maniera la ragazza sta facendo anche sicurezza, perché l'unica cosa che non fa il defibrillatore è la sicurezza. Al termine dell'incontro tutti i partecipanti hanno ricevuto la qualifica di esecutore di BLSD. Mi è stata molto utile, perché anche per comprendere meglio le situazioni, non entrare subito nel panico, e comunque se una persona sviene so quello che fare. Come possiamo aver visto la tragica notizia di Astori, che mi ha colpito molto, quindi comunque queste cose possono accadere dal nulla. Ho imparato in caso di emergenza che se una persona sviene in un luogo pubblico, prima devo controllare se è cosciente e poi la prima cosa da fare sicuramente è chiamare il 118.